Motodes 2014, Marco Melandri, un campione, qui presente per testimoniare che si può essere vincenti con moto italiane, che si può essere vincenti con moto anche personalizzate. Voi sapete che noi parliamo di moto custom, quindi personalizzate. Marco, qual è la tua moto ideale o quali sono le modifiche che fai sulle tue moto personali, ovviamente? Ma sai, a casa per lo più, essendo sempre in giro con moto da corsa, mi do un po' più al fuoristrada, anche perché è una passione comune con quasi tutti i miei amici. E la prima cosa che si fa appena la si porta a casa, vabbè, prima è dare una controllata a tutto che funzioni, che siano ingrassati le veraggi, tutto quanto. Poi mi piace cambiare lo scarico, i dischi dei freni, diciamo renderla più racing e più adatta a quello che sono io. Voglio, diciamo, rivedere un po' il mio carattere nella moto che ho, dalla posizione anche all'ergonomia delle leve, della frizione del freno, i manubri, quindi un po' tutte piccole cose che la sento più mia. Ultimamente mi sono anche intrippato a forare le rondelle per alleggerirle, tipo quelle delle plastiche piuttosto che, però è un qualcosa di carino. Poi per ultimo, ma non meno importante, la grafica, come diciamo, delle decche. Ma andare in moto per strada è sicuramente molto pericoloso, perché purtroppo dobbiamo stare attenti non solo a noi stessi, ma anche agli altri, agli errori che possono fare automobilisti, camionisti o altri motociclisti stessi, quindi nel rispetto che si ha per il motociclista. E è sempre facile dire bisogna andare piano, bisogna fare cavolate, però anche quando si guida con prudenza spesso credo che in moto si vada troppo forte ed è pericoloso. Quindi sicuramente secondo me sarebbe molto utile riuscire a fare un corso di guida in pista per capire la differenza tra la strada e la pista e capire il limite di una moto e come reagisce in momenti di difficoltà e capire anche proprio i propri limiti. E questo secondo me ti aiuta anche ad avere riflessi più rapidi e fare più attenzione a quello che ci circonda. Ragazzi, fate come volete, in moto divertitevi, godetevela, ma sempre con la testa sulle spalle e siate prudenti.